Allora, vediamo un attimo qualcosa di ottica geometrica, vediamo solo alcuni elementi fondamentali. Mi date soltanto il libro. Ok. Allora, ottica. Allora, io di ottica geometrica proporrei di vedere in particolare la legge di riflessione e la legge di rifrazione. Va bene? L'avete vista? La legge di Snell-Cartesio con i segni, eccetera. Allora, attenzione, allora, tanto per fare in modo che anche chi non l'ha fatta comunque possa comprendere quello che stiamo facendo. Allora, noi abbiamo un raggio luminoso che colpisce una superficie, diciamo, riflettente. Allora, quando un raggio luminoso, diciamo, di cui non è necessario capire che cos'è veramente, perché intuitivamente sappiamo che cos'è, possiamo per esempio guardare i raggi luminosi che arrivano dal Sole, oppure utilizzare una sorgente laser che crea un raggio luminoso particolarmente collimato, no? Colpisce una superficie. Allora, se la superficie è per così dire opaca, come per esempio il tavolo di questa superficie, il raggio viene riflesso. Va bene? Quindi il raggio luminoso colpisce questa superficie opaca, viene riflesso, e allora, come sapete, dobbiamo andare a considerare la retta normale, fatemela chiamare in maniera estesa, perché sapete che n vuol dire anche qualcos'altro. Andiamo a considerare la retta normale alla superficie. Allora, l'angolo, questa attenzione si chiama raggio incidente, l'angolo che il raggio incidente forma con la normale si chiama angolo di incidenza. Lo possiamo indicare con alfa i. L'ho chiamato alfa i oppure addirittura i, non mi ricordo, alfa i, mentre invece il raggio che viene, diciamo, riflesso si chiama raggio riflesso. Perché si chiama raggio riflesso? E questo lo indichiamo con alfa r, raggio riflesso. Va bene? Allora, che cosa succede? Succede che, e questo si può fare naturalmente anche in casa, eccetera, si mette un raggio riflesso, si mette un goniometro con una sorgente laser, si fa colpire, quello che si scopre è che l'angolo di incidenza deve essere uguale all'angolo di riflessione. Questa è quella che si chiama la prima legge di riflessione. Ok, vediamo se c'è qualche esercizio interessante. Dov'è l'ottica? La luce. Diciamo, non è che ci siano esercizi interessanti sulla riflessione, perché gli angoli essendo uguali è abbastanza banale la cosa. Invece è molto più interessante il fenomeno della rifrazione. Che cosa succede? Allora, supponiamo che questa superficie non sia la superficie opaca di un tavolo, ma sia una superficie trasparente, che potrebbe ad esempio essere, che ne so, l'acqua del mare, l'olio, l'alcol etilico, quello che volete. Allora, quello che succede è che questo raggio incidente, oltre ad essere riflesso, viene anche trasmesso attraverso la superficie.
Va bene? Questo raggio si chiama raggio di rifrazione o raggio trasmesso. Allora, attenzione, indichiamo quindi con alfa t l'angolo trasmesso che il raggio trasmesso forma con la normale. Adesso vogliamo stabilire un legame fra l'angolo di incidenza e l'angolo trasmesso, alfa t. Allora, non possiamo dire che alfa i uguale ad alfa t, eh? Ce lo dobbiamo assolutamente scordare questo fatto. Difatti, introduciamo nel mezzo di sopra un indice di rifrazione N1, che è caratteristico del mezzo, e introduciamo un indice di rifrazione N2. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se tu, se per esempio sei al mare, no? E arriva un raggio dal sole, colpisce la superficie dell'acqua ed entra dentro, è chiaro che l'aria avrà un suo indice di rifrazione, che è tipicamente 1, come quello del vuoto, mentre il mare avrà un altro indice di rifrazione, che indichiamo con N2. Allora, con gli indici di rifrazione noi siamo in grado di stabilire un legame fra l'angolo di incidenza e l'angolo di trasmissione. Perché? Perché noi abbiamo N1 per il seno dell'angolo di incidenza è uguale a N2 per il seno dell'angolo di trasmissione. Ok? Quindi vale questa legge qui. Vale questa legge qui, che è la legge di Snell-Cartesio. Va bene? Avete visto il fenomeno della riflessione totale? Ok, allora lo citiamo adesso, il fenomeno della riflessione totale. Quindi adesso naturalmente capite che una volta che scriviamo questa relazione ci saranno degli esercizi che ci permettono di giocare con... Allora, per quanto riguarda l'indice di rifrazione, non so se avete visto quest'altra definizione, l'indice di rifrazione di un mezzo è uguale al rapporto fra la velocità della luce nel vuoto e la velocità della luce nel mezzo. Avete visto questa formula? Allora, attenzione, che cosa vuol dire? Allora, voi sapete che nel vuoto la luce viaggia alla velocità massima, perché non incontra ostacoli. Quando la luce attraversa la materia, per esempio attraversa l'acqua, attraversa l'olio, eccetera, viene in qualche modo un pochino frenata. Quindi la velocità della luce nell'olio è più bassa della velocità della luce nell'aria, nel vuoto. Se tu fai il rapporto fra la velocità della luce nel vuoto e la velocità della luce nell'olio nel mezzo, ottieni l'indice di rifrazione, che risulta essere sempre maggiore o uguale di 1. È uguale di 1 solo per il vuoto. Cifrato la velocità della luce nel mezzo. Velocità della luce nel vuoto. L'ho dato per scontato. Velocità della luce nel vuoto. Ok? Ci siamo? Allora, vediamo adesso il fenomeno della riflessione totale. Cancello un attimo, posso cancellare questa parte qua che avete già visto. Facciamo quando? Una superficie trasparente. Okay. La superficie trasparente fa passare la luce. Allora, vediamo il fenomeno della riflessione totale, poi possiamo metterci a fare degli esercizi finalmente.
Ragazzi, però poi dobbiamo fermarci un attimo perché voglio proprio fare uno schemino per sapere, tanto quello lo vedo anche con i docenti, voglio saperlo prima da voi, quali sono gli argomenti che avete fatto e non avete fatto, in modo da costruire un compito dove ciascuno può fare il numero massimo di esercizi richiesto. Ok? Allora, fenomeno della riflessione totale. Allora, si ha il fenomeno della riflessione totale quando non c'è rifrazione. Ok? Quando non c'è rifrazione, attraverso una superficie trasparente, si ha il fenomeno della riflessione totale. Vediamo questo che cosa vuol dire da un punto di vista matematico. Allora, guardate la legge di Snell-Cartesio. Noi abbiamo seno di alfa t uguale a n1 n2 seno di alfa i. Da quella legge io ricavo questo. Ora, non si ha rifrazione se il seno di alfa t è maggiore o uguale a 1, perché il seno non potrà mai essere un numero superiore a 1. Ok? Quindi, non si ha rifrazione quando questo è maggiore o uguale di 1, cioè quando il seno di alfa i è maggiore o uguale di n2 tratto n1. N è l'indice di rifrazione del mezzo 1 e del mezzo 2. Quindi, quando il seno dell'angolo di incidenza è maggiore o uguale di n2 fratto n1, tu non hai fenomeno di rifrazione. Allora, sicuramente avete visto che si chiama angolo limite il rapporto fra n2 e n1, cioè il seno dell'angolo limite, avete visto l'angolo limite, è il rapporto fra n2 su n1. Allora, se ci pensate bene, l'avete già visto a lezione, ma lo ripetiamo, si può avere il fenomeno di riflessione totale quando il mezzo da cui parte la luce è più denso del mezzo a cui deve arrivare. Ok? Quindi questo ha senso se n1 è maggiore o uguale di n2. Allora, spieghiamolo bene. Se tu sei, fate finta, qui c'è l'aria, qui c'è il mare. Naturalmente l'indice di rifrazione del mare è più grande dell'indice di rifrazione dell'aria. Allora, se tu sei qui con la sorgente luminosa e spari i raggi luminosi, tu avrai sempre rifrazione. Cioè, un raggio che arriva dall'aria entra sempre dentro l'acqua. Perché? Perché l'angolo limite non esiste, in quanto l'indice di rifrazione dell'aria è più piccolo dell'indice di rifrazione dell'acqua, quindi l'angolo limite non esiste, perché il seno di alfa L dovrebbe essere maggiore di 1. Invece, quando tu sei dentro l'acqua, pensa ad esempio un sommozzatore con una torcia luminosa di un certo tipo dentro l'acqua, cioè la luce la fai andare dall'acqua verso l'aria, e no, lì l'indice di rifrazione dell'acqua è maggiore dell'indice di rifrazione dell'aria, e quindi se tu lo mandi con l'angolo alfa L, la luce non riesce ad uscire fuori. Ok? Quindi ricordatevi, il fenomeno della riflessione totale è possibile quando la sorgente luminosa si trova nel mezzo con maggior indice di rifrazione, dall'acqua verso l'aria, non dall'aria verso l'acqua. Di quest'estate al mare, corso di recupero, prendete un laser, una torcia, provate a mandare un vostro amico sotto l'acqua, gli sparate questa luce senza accecarlo, eccetera, vedrete che la luce entra. Invece, se da dentro l'acqua provate a farlo, troverete sicuramente un angolo per cui la luce non esce fuori. E questo è il fenomeno della riflessione totale.
Flessione totale vuol dire assenza di rifrazione, cioè la luce non scappa fuori dalla superficie. Bene, facciamo esercizi. Va bene, allora facciamo anche questo problema svolto, tanto per me è indifferente, è la prima volta che lo vedo. Dimmi. No, alfa incidente. Vuol dire che, allora, noi abbiamo scritto qua, se questo è maggiore o uguale di 1, tu hai seno di alfa t maggiore o uguale di 1. Esistono dei seni maggiori di 1? Il seno è un numero compreso fra meno 1 e 1. Non so se avete mai provato con la calcolatrice. Quindi vuol dire che l'angolo non esiste. E quindi non c'è rifrazione. Allora, quando non c'è rifrazione, c'è riflessione totale. Allora, magari facendo una figura si capisce meglio. Adesso faccio una figura per farlo vedere. Dimmi. Allora, lo faccio vedere adesso. Allora, facciamolo qui, così. Aria. Allora, è chiaro che l'indice di rifrazione dell'aria è più piccolo dell'indice di rifrazione del mare. Ok? Allora, supponiamo di essere qui. Quindi attenzione, se io mi metto qui, questo è N1 e questo è N2, perché è N1 dove c'è la sorgente luminosa, no? Allora, siccome N1 è più grande di N2, N1 è più grande di N2, questo rapporto è più piccolo di 1. Quindi vuol dire che il seno di alfa L è uguale ad un numero più piccolo di 1, esiste. Allora, che cosa vuol dire da un punto di vista intuitivo? Qui c'è il sommozzatore in acqua, ci sarà un angolo che viene indicato con alfa L, per cui il raggio luminoso rifratto, vedi che è a 90 gradi. Quindi tu qui hai la riflessione, però il raggio luminoso rifratto è a 90 gradi, quindi non riesce ad uscire dall'acqua. Va bene? Questo è il fenomeno della riflessione totale. Invece, se tu adesso prendi la sorgente luminosa qui, qui hai l'aria, qui hai il mare, allora questo diventa N1, questo diventa N2. Ma adesso N2 fratto N1 è più grande di 1. Quindi l'angolo limite non lo trovi. Per cui, comunque mandi la luce, questa entra. Perché N2 è maggiore di N1, non lo trovi l'angolo limite. Ok? Allora, direi di metterci a fare qualche esercizio. Quindi io punterei a fare nel compito, mettere un esercizio di ottica basato su questa parte che abbiamo sviluppato. State attenti ragazzi che però io devo interagire con i vostri docenti e magari qualcuno dice sì, no, no, sì, va bene? Generalmente riesco ad impormi, però a volte per stress non mi impongo. Ok? Perché facendo così riusciamo a coinvolgervi tutti in un unico compito. Allora, un raggio di luce si propaga in aria, vabbè, con indice di rifrazione N a N aria uguale ad 1, non è vero, perché solo nel vuoto vale 1, però, in, un in acqua, N acqua uguale a 1,33, in un diamante N
di diamante uguale a 2,42 con un angolo di incidenza rispetto alla normale di 60 gradi. Vabbè, calcola l'angolo di rifrazione in ciascuno dei seguenti casi, va bene? Qui dobbiamo calcolare l'angolo di rifrazione nel caso dell'acqua e l'angolo di rifrazione nel caso del diamante. Quindi partiamo con un esercizio semplice in cui bisogna scrivere la legge e saperla applicare. N aria uguale a 1, N acqua uguale a 1,33, N diamante, perché la luce entra nel diamante e poi esce. Se avete qualche diamante, domani portatelo, vi faccio vedere come lo faccio sparire. Cioè come facciamo l'esperimento, diciamo, chiedo scusa, di fisica. 2,42, alfa I uguale a 60, alfa T alfa. Ragazzi, attenzione, un modo per verificare che una pietra è un diamante è incidere la luce e verificare che l'angolo di rifrazione deve seguire la legge di Snell-Cartesio. Perché se tu mi dai una pietra che non è un diamante, è chiaro che ha un indice di rifrazione diverso dal diamante, e quindi la luce che entra e quella che esce, esce con un angolo diverso rispetto al valore calcolato. Allora, quello è un modo per dire che quello non è un diamante. Ok? Quindi attenzione, perché è una cosa, sembra banale, ma naturalmente al giorno d'oggi esistono dei dispositivi per rilevare l'angolo di rifrazione. Poi c'è una tabella incorporata per decidere se la pietra è un diamante oppure no. Però un tempo invece doveva proprio essere l'orefice che si metteva a capire, no? Allora, quindi abbiamo aria, qui abbiamo N1 aria, e poi qui abbiamo l'N2 che può essere l'acqua o il diamante a seconda del caso. Allora, noi abbiamo visto che N1 per il seno di alfa I è uguale a N2 per il seno di alfa T. Quindi dobbiamo calcolarci il seno di alfa T. Quindi abbiamo seno di alfa T uguale a N1 fratto N2 seno di alfa T. Ok? Allora, N1 vale sempre 1 perché l'aria, N2 può essere prima 1,33 e ci calcoliamo l'alfa T nell'acqua e poi 2,42 e ci calcoliamo l'alfa T nel diamante. Ok? Un paio di minuti per trovare, diciamo, i risultati e se il vostro libro ha fatto giusto dovrebbe essere 41 gradi e 21 gradi. Avete visto come l'angolo di rifrazione distingue l'acqua dal diamante? Uno dice, ma io ad occhio lo capisco se è acqua o diamante. Sì, però da un punto di vista fisico è così. Quindi provate. Ok, adesso poi facciamo.
riflettiamo su questi esercizi. Questa è la terza lezione di fisica. Allora, io vi ho già detto che gli esercizi io li propongo e poi gli altri possono fare delle modifiche, chiaramente. Per questo è sempre importante, diciamo, fare gli esercizi che il docente vi ha consigliato. Ti metto un microscopio di ottica. Non credo che ci sia un collega che voglia mettere un microscopio. Cioè. Ci siamo su questo? Allora, vediamo un altro esercizio interessante. Allora, vabbè, diciamo adesso è fatta. Una notte mentre sei sul bordo di un molo, accendi la tua penna laser e la punti verso l'acqua. Quindi siamo in una situazione di questo tipo. Va bene, c'è la persona che sta puntando il laser così, la luce fa così. Va bene? E poi. Naturalmente viene rifratta, allora dice, una notte mentre sei sul bordo di un acceleratore, se punti il raggio laser a una distanza orizzontale di 2,4 metri, quindi vuol dire che questo qui è 2,4 metri dal molo, vedi un riflesso di luce proveniente da un oggetto luccicante sul fondo sabbioso, forse un doblone d'oro. Se l'angolo di incidenza della luce è 53 gradi, quindi questo angolo, θ i, è 53 gradi e l'acqua è profonda 5,5 metri. Qual è la distanza orizzontale tra l'estremità del molo e l'oggetto luccicante? Vuol dire tra l'estremità del molo. Tu sei su un molo, no? Ok, quindi sarebbe questa la distanza che ti viene chiesta di calcolare. Ok? L'indice di rifrazione dell'aria. L'indice di rifrazione dell'acqua è 1,33. Ci siamo? Allora, questo è già un esercizio interessante perché è un esercizio in cui bisogna applicare la legge di Snell-Cartesio, ma poi bisogna fare un po' di trigonometria, no? Allora, questo qui è θi, questo e teta t. Allora, la distanza che ci viene chiesta, vedete, è 2,4 più questo pezzo qui. Questo pezzo qui, se ci pensate bene, è 5,5 per il coseno di teta t. No, scusate, per il seno di teta t. Ok? Questo qua, no, ragazzi, ho detto una cavolata. 5,5 per la tangente di teta t. Lo vedete tutte. Perché? Perché questo cateto è uguale a questo cateto per la tangente dell'angolo opposto. Ok? Quindi vedete che per trovare, diciamo, la distanza tra quella specie di oggetto che si trova nel fondo del mare e il molo, che sarebbe dove sta la persona,
bisogna calcolare in qualche modo il teta di t. E il teta di t lo calcoliamo con la legge di Snell-Cartesio, no? Scriviamo n1 teta i, scusa, seno, uguale a n2 seno di teta t. Ci troviamo il teta t e a questo punto il gioco è fatto. Ok? Quindi teta t da qui, vai qui e ricavi la distanza. 2,4 più questo, questo è uguale al cateto per il seno della tangente. Ok, provate a fare il conto, se diciamo ho fatto giusto, deve essere 6,5 metri. Il risultato è 6,5 metri. Questo di grande è uguale a 6,5 metri. Sì, vieni. Vieni, vieni. E poi dopo passiamo per modificare.
Tu sei con le altre due ragazze, quindi diciamo, possiamo anche metterci tra di noi. Allora, l'energia, chi è che non l'ha fatta? Allora, la classe, seconda A, voi siete? I, voi quattro. Energia, no, seconda A, seconda I, seconda E, tutti gli altri l'hanno fatto. Tanto poi sono anche i vostri docenti che dicono, guarda che i ragazzi si sono sbagliati. Ottica, chi non l'ha fatto? Seconda L, seconda D e seconda E. Statica dei fluidi. Statica dei fluidi, diciamo, in seconda, eh? Allora, no, chi non l'ha fatto, allora, chi l'ha fatto in prima è come se non l'avesse fatto. Allora, seconda G, i miei non l'hanno fatto in prima. Seconda E. Tutti gli altri avete fatto in seconda? Anche il cugino di Montino? Ok. Ragazzi, termologia e calorimetria, chi è che non l'ha fatto? Allora, seconda E. Seconda E. Seconda è un problema, non è fatto energia, non è fatto ottica, fatica di riuscire, ok?
seconda, la seconda. Scusa, non ho capito. Ho chiesto. La seconda è la seconda D. Seconda G. Seconda L. Seconda D. Ok. Il problema è sulla seconda E. Ok. Scusate un attimo, ho soltanto un messaggio che sotto lì. Dimmi. Io neanche la dinamica faccio. No, vabbè. E classe 6? E chi avevi un insegnante? Non ci credo. Cioè, non hai fatto forza uguale a massa per accelerazione? Quello sì, ma ho capito per 9 le leggi della dinamica. No, però hai visto gli esercizi che abbiamo fatto insieme? Le forze che ci sono su... No, ma forza uguale a massa per accelerazione l'hai fatta. Però poi, gli esercizi che abbiamo fatto di dinamica, li hai riconosciuti o no? No, vabbè, però per quanto riguarda la dinamica, la professoressa guarderà il compito e dirà va bene oppure no, cioè non... Cioè, ragazzi, ricordatevi che voi mi dite delle cose, però poi sono i docenti che stabiliscono un po', no? Bene, allora adesso qui abbiamo inquadrato, così riusciamo a fare un compito, uno dei problemi è la E, ma la E lo sistema il professor Davide per conto suo. Tu sei seconda? D. Allora, se lui appena vede il compito, vedrà subito gli esercizi dinamici e se ritiene che non li abbia fatti. Allora, andiamo a vedere termologia e calorimetria. Il problema è che stavamo registrando. Allora, termologia. Allora, per quanto riguarda la termologia, diciamo, la termologia, se volete, è lo studio della temperatura, no? Quella temperatura di quei fenomeni che sono, diciamo, decisamente collegati con la temperatura. Allora, sapete che sono diverse scale termometriche, quella più comune è la scala Celsius, va bene? Questo lo possiamo indicare con T, temperatura in gradi centigradi. Io la lezione l'ho indicata con teta, perché T mi importa stens, però gli altri sono T. Facciamo. E poi c'è un'altra scala, che è la scala Kelvin, che è 273,15 più T. Va bene? Ricordatevi che la scala termodinamica, quella che utilizzano i fisici, è questa. E questa perché? Perché questa è una scala importante per altre ragioni che non posso illustrare, però sapete sicuramente che la temperatura minima, che non può essere peraltro mai raggiunta,
la temperatura T grande uguale a 0 Kelvin, si può andare a posto di 0 Kelvin. A 0 Kelvin le molecole che sono sempre in espressione termica sono perse. Immaginate che temperatura deve essere, se pensate a questo tavolo, attualmente infatti le molecole che si stanno muovendo a 2. Noi non lo vediamo, noi vediamo vedendo dritto, eccetera, però in realtà ci sono molecole che continuano a vibrare e danno che si sia azienda. Immaginate di portare questo tavolo a 0 gradi, le molecole che stanno muovendo sono perse. Allora, qui il simbolo è Kelvin. Così, va bene? Non si mette il grado. Va bene, allora, diciamo, sulla temperatura io direi questo. Forse avrete fatto anche la dilatazione. Ok, io non metterei, per esempio, studiarla se volete, la dilatazione, eccetera. Andrei a vedere però i cambiamenti di luce di calore, quello che ci sono. Ok, anche perché tenete conto che non sarà possibile, almeno dal mio punto di vista, mettere due esercizi di ottica. Non è possibile, perché vorrebbe dire che io posso mettere uno di ottica e uno di termologia. Metterne più di uno, siccome siete ad argomenti diversi, non è possibile. Perché è sufficiente di termologia? Mi metti tutta la teoria. Cioè, limite, la teoria. E poi naturalmente se diciamo qualche problema mi ha lasciato così. Ma giuriamo questo o? No, quello che ho detto, non scherziamo, cioè. Questo è un riassunto di un riassunto. Questo è un riassunto per introdurre a tutti gli argomenti, però non è la teoria questa. Allora, andiamo a vedere calorimetria. E non mi prende il motivo. No. Allora, calorimetria. Allora, naturalmente non so come avete introdotto la quantità di calore, forza, eccetera. Sapete che la quantità di calore Q si misura in joule oppure in kilocalorie. Va bene, questo l'avete visto? Per capire come si passa dal giallo alla kilocalorie, basta prendere come rendita e vedere kcal e kg. Ok? Quindi vediamo il fattore giusto. Così fa capire che non è come per voi sentiate, trovate kcal, kjoule. Ok, una chilocaloria è 4184, va bene, 4184, già uno. Una chilocaloria è uguale a 4184, già. Nelle merendine di solito c'è scritto un kcal uguale a 4,184 kilojoule, kjoule. Ok? Il joule è l'unità di misura nel sistema informazionale, mentre kilocalorie è l'unità di misura nel sistema termico. Va bene? Allora, se noi abbiamo un materiale, il materiale presenta un calore specifico, va bene? Che caratterizza il materiale. Ok? Allora, supponiamo che questo materiale sia alla temperatura tipo 1. Gli somministriamo una certa quantità di calore, va bene? È un materiale che ha anche una massa m. Allora, il materiale finisce alla temperatura T2. Vogliamo sapere come calcolare la temperatura T2. Allora, qui c'è una formula che sicuramente avete visto. Quantità di calore è uguale al calore specifico del materiale per la massa per T2 meno T1. Avete visto questa formula? Quindi
Quando voi avete un oggetto di massa m che si trova a temperatura T, un determinato calore specifico, allora per portarlo a temperatura T ci vuole la quantità di calore Q data da quella formula lì. Il calore specifico, attenzione, si misura in joule su chilogrammo su grado centigrado, ok? Ed è una caratteristica del corpo per cui generalmente ti viene dato, tu viene chiesto di trovare, no? Come primo, guarda, mi veniva dato l'angolo limite, mi ha chiesto l'indice di rifrazione, però generalmente l'indice di rifrazione lo dà un nome, è caratteristico. Ok? Una cosa che mi sono dimenticato di dire sulla temperatura è che la variazione di temperatura in gradi centigradi è uguale alla variazione di temperatura in gradi Kelvin. Ok? Perché? Perché c'è quel 273,15 che quando poi lo sottrai si accesso. No? 273,15 più T2 meno 273,15 più T1 e T2 meno T1. Ok? Quindi ricordatevi che le variazioni di temperatura in gradi centigradi sono uguali alle variazioni di temperatura in gradi. Una volta vista questa formula, che ci dice che cosa? Cosa ci insegna questa formula? E quando noi diamo una quantità di calore ad un corpo, questo corpo si riscalda. Bene, questo fa ovvio. E si riscalda seguendo quella temperatura. Ecco, esistono però trasformazioni fisiche in cui se tu fornisci quantità di calore, la temperatura si cambia. Questo è il fenomeno che cambierebbe lo stato. Infatti, allora, quando noi passiamo da solido a liquido, si ha un fenomeno che si chiama fusione, no? Si ha un calore specifico di fusione e sapete che la quantità di calore è data dalla quantità di calore di fusione, data dal calore specifico di fusione per la massa. Durante il fenomeno di fusione tu dai quantità di calore che serve semplicemente a trasformare il liquido, cioè il solido, in liquido, ma la temperatura rimane la stessa. Quindi, per esempio, quando voi prendete un pezzetto di ghiaccio e lo mettete dentro un bicchiere, finché vedete il ghiaccio, vuol dire che il sistema è a 0 gradi. Però che cosa succede? Succede che nel tempo vedete che il ghiaccio diventa acqua. Quindi l'acqua insieme al ghiaccio si mantengono a 0 gradi, quindi quantità di calore non è servita per aumentare la temperatura, ma è servita per cambiare lo stato. Okay? Stessa cosa da liquido a gas, questo è un fenomeno che si chiama evaporazione. Quando voi dovete cucinare pasta, quindi siamo cucinati, guardate l'acqua a 100 gradi, e cosa succede? Succede che la temperatura dell'acqua, mentre l'acqua muore, rimane a 100 gradi, però l'acqua si trasforma in continuazione in vapore. Infatti, dopo un po' non c'è più acqua dentro la pentola, se la lasciate continuare a bollire. Ma non è che la temperatura aumenta dell'acqua, rimane sempre a 100 gradi. Okay? E qui si chiama calore di evaporazione. Allora, attenzione, così qui sono quantità di calore positiva. Cioè, per trasformare il ghiaccio in acqua liquida, tu devi fornire. Per trasformare il liquido in vapore, devi fornire del calore. Poi ci sono le trasformazioni in senso opposto. Da gas a liquido si chiama condensazione. Il calore specifico
è sempre uguale al calore di evaporazione, non è che cambia nel fenomeno inverso. Quello che però cambia è che il calore di condensazione è uguale a meno il calore di evaporazione. Perché il calore di evaporazione è positivo, quello di condensazione è negativo. Invece, da liquido a solido si chiama fenomeno di solidificazione e naturalmente il calore di solidificazione è uguale al calore di fusione. Però col segno opposto, la quantità di calore di solidificazione è uguale a meno la fusione. E poi si può andare anche da solido a gas e da gas a solido. Okay. Come si chiama la trasformazione da solido a gas? Sublimazione. Quindi sarà un calore specifico di sublimazione e l'inverso. Il gas al solito? Brinamento. E qui scienze, avete fatto in scienze queste cose? Sì. Ok. Va bene? Ci siamo? Un'ultima formula che devo fare, e poi cerchiamo un po' di esercizi. Esercizi basici, naturalmente. È la cosiddetta temperatura di via. Cioè, prendiamo un corpo di massa M1 che ha una temperatura T1 e un calore specifico 1 e lo mettiamo a contatto di un corpo di massa M2 che ha un calore specifico 2 una temperatura T2. Qui vediamo due corpi di temperatura diversa e li mettiamo in parte. Supponiamo che non ci sia dispersione nell'alto. Allora sapete che dopo un certo istante i due corpi acquistano una temperatura comune che si chiama temperatura di vita. Questa cosa l'avete vista, ragazzi? Bene. Allora, come si fa a trovare la temperatura di fusione? È chiaro che il calore che eccede il corpo 1 è uguale al calore che viene assorbito dal corpo 2, oppure il calore che c'è sul corpo 2 è uguale al calore assorbito dal corpo 1. Allora, quello che dobbiamo scrivere è questo. Cs1 M1 Pe meno T1 più Cs2 M2 Pe meno T2 deve essere uguale a zero. Va bene? Da qui poi, se vuoi, ti puoi ricavare la prima formula della temperatura di equilibrio. Se volete la scrivo, però io sono dell'idea di imparare meglio, ma di imparare l'idea. M1 cede e M2 assorbe. È la formula che di solito facciamo, ripeto, non è molto importante di imparare la memoria, è questa. E questa è la formula mnemonica per calcolare. Cs1 M1 T1 più Cs2 M2 T2 fratto Cs1 M1 più Cs2. Ok? Io direi.
come ricavata? Se devi sviluppare le parentesi rotonde, quindi viene CS1 M1 TE meno CS1 M1 T1. Stessa cosa per questo, prendi, porti, dividi e hai questo. Ok? Direi a questo punto di basare il problema del compito su questo. Ok? Se avete fatto di altro. No, CS1 M1 T1 più CS2 M2 T2. Io ho fatto di uno che sono scusa. Allora, Daniele mi ha chiesto i calorimetro lo mettiamo oppure no. Allora, ragazzi, mettere il calorimetro vuol dire mettere questi due corpi dentro il calorimetro, no? E quindi al limite io devo aggiungere qui un altro termine. Avete fatto col calorimetro? Cioè, se metto il calorimetro, qui devo mettere CS calorimetro massa PM-Z, no? Perché anche il calorimetro interviene. È vero che abbiamo fatto l'equivalente in alto, eccetera, però io posso darti il valore specifico del calorimetro. Sono tre termini e quindi qui aggiungerai più CS calorimetro massa calorimetro 0 più CS calorimetro massa calorimetro. Ok? Cioè, d'altra parte dovrebbe avere quattro pezzi nel caso di ok? Va bene. Allora, ragazzi, mi spiace per gli altri che sono venuti a subire una lezione di termologia, però purtroppo abbiamo diciamo un corso un po' separato e quindi però non mi ricordo se sul libro c'erano questi esercizi. Però scusa, sul libro ci sono esercizi con la temperatura di equilibrio? Dove sono? Che non li trovo. Ah, sì, l'ho trovato. L'ho trovato. Allora, andiamo a fare l'esercizio 32 a pagina 431. Ok, il professor ha detto che farà la modifica del compito. Bene, esercizio cos'è? Il 32. Allora, un blocco di metallo di 350 grammi, e attenzione, metallo, massa 350 grammi, si trova alla temperatura di 100 gradi centigradi.
viene immerso in una tazza di alluminio contenente 500 grammi di acqua a 15 gradi centigradi. Cioè, attenzione, abbiamo così questo tipo. Questa è la tazza di alluminio. Qui c'è l'acqua. La massa di acqua, questa massa metallo scriviamo MM, questa qui chiamiamola P1 metallo, la massa dell'acqua è 500 grammi alla temperatura T0 di 15 gradi centigradi. Allora, la temperatura finale, allora, mi messo la mia continente. La tazza ha una massa di 101 grammi, quindi la tazza, per cui sarebbe la massa di alluminio, è uguale a 101 grammi, e si trova anch'essa alla temperatura di 15 gradi centigradi. Ora, qual è il calore specifico del metallo, supponendo che non sia scambiato calore con l'ambiente, se la temperatura finale di equilibrio e 40 gradi centigradi, calore specifico del metallo. Allora, vediamo per esempio l'esercizio. L'esercizio è: abbiamo una tazza di alluminio di 100 grammi, che si trova a temperatura di 15 gradi centigradi. Dentro l'alluminio c'è 500 grammi di acqua, che si trova a temperatura di 15 gradi centigradi. Prendo un blocco di metallo da 350 gradi con la temperatura di 100 gradi centigradi e lo metto dentro. Aspetto un po', la temperatura di equilibrio è di 40 gradi centigradi. Voglio sapere qual è il valore specifico di questo metallo. Siamo, quindi tutto l'esercizio è quelli, cioè questa tazza potrebbe essere. Io vi ripeto, non mi conviene imparare a memoria le formule, ma scrivere le cose come sono. Allora, calore specifico dell'acqua per la massa dell'acqua, temperatura di equilibrio meno temperatura iniziale, questo è il calore che l'acqua naturalmente riceve. Ecco, diciamo, perché riceve? Non c'è, no, riceve perché gli stai mettendo dentro un metallo a 100 gradi. Ok? Più il calore specifico dell'alluminio per la massa dell'alluminio, temperatura di equilibrio meno T0, più questo è il calore che riceve l'alluminio. Adesso andiamo a scrivere il calore invece che cede il blocco di metallo. Calore specifico metallo, che sarebbe la nostra X, per la massa di metallo, per la temperatura di equilibrio meno la temperatura del metallo, questo deve essere uguale a zero. Allora, ragazzi, cerchiamo di capirci. Il calore specifico dell'acqua ci viene dato. La massa dell'acqua la conosciamo. La temperatura di equilibrio ce l'abbiamo. La T0 ce l'abbiamo. Conosciamo il calore specifico dell'alluminio. Conosciamo la massa dell'alluminio. Conosciamo la massa del metallo. Conosciamo la temperatura di equilibrio, la temperatura T1. Quindi questa è un'equazione di primo grado in questa incognita. Siamo? Mettiamo i dati. E qual è la difficoltà di questo? Specialmente le equazioni di primo grado, le fatte in matematica, sono il 5, 4, 6, queste equazioni hanno dei numeracci con la virgola. Però alla fine è quello che va bene, vado a farlo. Questo è l'esercizio 32 a pagina 431. Se lo fate,
il risultato dovrebbe essere 2,6 per 10 alla terza, questo è il calore specifico, e poi c'è l'alternativa, joule su chilogrammo su Kelvin. Ok? Bene. Allora, vediamo è il 37, ragazzi, devo fare ancora un paio di esercizi perché sennò. Allora, andiamo a fare insieme l'esercizio 35 che vedete situato dopo, che a me sembra più facile di questo qua. Vedete che quindi diciamo, io per voi cercherò di scrivere gli esercizi con scritto mettendo energia, ottica, statica, termologia, calorimetria e voi li farete se li avete fatti, quindi ho scritto le classiche. Ok? Ora qualcuno si mette a fare un esercizio di energia perché non capisce che di energia e allora... Allora, qual è la temperatura di equilibrio? Una palla di piombo di 235 grammi, quindi massa piombo di 235 grammi, alla temperatura di 84,2 gradi centigradi. Alla temperatura di 84,2 gradi centigradi. È posta in un calorimetro di piccola capacità termica. Quando dice piccola capacità termica, vuol dire che non viene anche per l'inizio. Che contiene 177 grammi di acqua e 21,5 gradi centigradi. Quindi la massa dell'acqua è 176 grammi alla temperatura T2 di 21,5 gradi centigradi. Trascurando la quantità di calore assorbita dal calorimetro, quindi non ti dice questo, vuol dire il calorimetro cosa non ci fosse, e calcola la temperatura di equilibrio. Questo esercizio naturalmente è facile se uno si ricorda a memoria la formula, io faccio finta di non conoscerla, l'ho scritta prima. E come uno dovrebbe farlo? Dovresti scrivere calore specifico del piombo per la massa del piombo, temperatura di equilibrio meno temperatura 1, più calore specifico dell'acqua per la massa dell'acqua, per la temperatura di equilibrio meno T2 uguale a 0. Okay. Quindi ricordi a memoria la formula, la applichi, se no applichi questa formula che è una legge di conservazione del calore e ti determini la temperatura di equilibrio. Ok? Allora, direi adesso di andare a vedere i fenomeni di cambiamento di stato. Allora, la pagina 440, inizia a dare gli esercizi. La pagina 400, allora, tutto finite questi due che vedete, no? Poi la pagina 447, vedete gli esercizi 6, 7, 8. 447, 6, 7, 8. Poi la pagina 449, il 5, il 7, il 9, il 10, l'11.
e il 12. Ok, tutti di questi. Allora, facciamolo insieme. 1. Andiamo a fare insieme l'esercizio 9 a pagina 443. Allora, per trasformare un blocco di ghiaccio a meno 15 gradi centigradi, quindi una massa di ghiaccio alla temperatura di meno 15 gradi centigradi, in acqua a 15 gradi centigradi, in acqua a T2 15 gradi centigradi, è necessario un trasferimento di calore pari a 9,5 per 10 alla quinta joule. Quanto vale la massa del ghiaccio? Attenzione, questo è un esercizio interessante, perché adesso non so come l'avete fatto in classe, noi ci invito a fare un piccolo disegno per capire quello. Allora, noi abbiamo la massa del ghiaccio alla temperatura T1 uguale a meno 15 gradi. Allora, non è possibile trasformare il ghiaccio direttamente in acqua, bisogna passare attraverso alcuni step. Allora, il primo step è portare il ghiaccio a 0 gradi centigradi. Cioè, quando tu prendi il ghiaccio dal frigo, non lo so, a meno 10, meno 15, quel ghiaccio lì non è a 0 gradi. Ci va un po' di tempo per portarlo a 0 gradi. Quindi devi fornire una quantità di calore Q1 per portare questa massa di ghiaccio alla temperatura T2 di 0 gradi centigradi. Ragazzi, vi prego. A questo punto forniamo una quantità di calore di fusione per fondere il ghiaccio in acqua a 0 gradi. Perché nella fusione la temperatura non cambia. Quindi questa diventa massa di acqua, che attenzione è uguale alla massa del ghiaccio, va bene? Però alla temperatura T3 di 0 gradi centigradi. A questo punto prendiamo quest'acqua a 0 gradi e la portiamo a 15 gradi. Allora, il nostro Q grande è la somma di questi, di queste tre quantità di calore. Cioè, Q grande è uguale a Q1 più QF più Q2. Allora, ragazzi, adesso questa massa di partiamo bene, perché rimane costante. Allora, di Q1 dobbiamo scrivere M1, scusami, M, calore specifico, attenzione, del ghiaccio. Il calore specifico del ghiaccio è diverso da quello dell'acqua, naturalmente nel compito lo dire. Ok? Qui dobbiamo mettere T2 meno T1.
e ottenuto il calore Q. Poi mettiamo il calore specifico di fusione per la massa, e questa è la quantità di calore per fondere il ghiaccio in acqua. Poi dobbiamo portare l'acqua da 0 gradi a 15 gradi. Quindi massa, calore specifico dell'acqua, questo era sempre T2, quindi scusa, questo era T3, T3 meno T2. Per fare questo esercizio basta conoscere il calore specifico del ghiaccio, il calore di fusione, il calore specifico dell'acqua e ci siamo. Sì. No, allora, il calore di fusione non consideriamo la temperatura perché la trasformazione viene anche per via di sangue. Quindi se tu mettessi quindi non ci saresti zero. Cioè, nella fusione, in questi cambiamenti di stato, non c'è mai la temperatura. Ok? Grazie. Per quanto riguarda l'ottica e la termologia, diciamo, abbiamo fatto una serie di...